Tre giornate dedicate agli appassionati del mare, della nautica e degli sport acquatici, quelle in programma dal 3 al 5 maggio al porto turistico Marina di Pescara, dove andrà in scena sotto costa il Salone Nautico del Medio Adriatico. La presentazione oggi in Camera di Commercio, imbarcazioni natanti a terra e in acqua, motori marini, elettronica, accessori nautici, pesca, sport, subacquea, design nautica, moda mare e tanto altro, sono solo alcuni degli ingredienti della manifestazione che si sviluppa su un'area espositiva di 4.000 metri quadri indoor e outdoor, che per le tante attività del programma è in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai neofiti fino ai più esperti, senza tralasciare i bambini che potranno contare su laboratori, giochi ed esperienze incredibili. Ci sono quest'anno delle novità, le anticipa Gianni Taucci, presidente del porto turistico Marina di Pescara. Sottocosta decima edizione, Salone Nautico del Medio Adriatico, oramai una manifestazione consolidata che rappresenta insomma tutte le esperienze e l'importanza della nautica che parte da Pescara al porto turistico il 3, 4, 5 di maggio e avremo tanti espositori nuovi, 13 le regioni nuove che partecipano, sono più di 60, circa 60 gli espositori e quest'anno una situazione molto più bella dell'anno scorso, oltretutto il decimo anno, quindi facciamo il compleanno e avremo molte barche in acqua. Dentro il salone molti gli espositori di piccole imbarcazioni, medie imbarcazioni, attrezzature nautiche e così via. Insomma, quest'anno ci allarghiamo anche come spazi, in previsione anche degli anni futuri che faremo spazi a progetti nuovi che stiamo già progettando in questo momento. Un approfondimento importante sarà per venerdì pomeriggio dove i porti, parlano con la regione Abruzzo, affrontiamo il significato del porto turistico, le problematiche e soprattutto come si aprono i porti nei confronti del turismo e delle aree interne. Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti e Pescara. Sì, siamo giunti alla decima edizione, è una manifestazione sulla quale la Camera, continuerà ad investire, perché è un motore trainante per l'economia del territorio. E non può mancare l'apporto di Assonautica Chieti Pescara, Francesco Di Filippo. Poi c'è anche un progetto di vela inclusiva, per cui abbiamo anche l'uscita per i non vedenti e portatori di disabilità, questo come Assonautica. Poi ovviamente c'è un ricco programma anche tematico sulla nautica che diventa sempre più turismo. E sempre oggi in Camera di Commercio i professionisti del turismo attivo ed esperienziale annunciano il flash mob diffuso sull'attrattività in Abruzzo. Paolo Setta, Federpate, Confesercenti. Ogni cittadino, ogni operatore turistico, ogni professionista, ogni amministratore è invitato a dedicare un'ora del nostro tempo, del suo tempo, venerdì 3 maggio, per ripulire un angolo del cuore e postare attraverso foto e video di quell'azione, taggando la pagina Federpate Abruzzo Attrattivo con l'hashtag Abruzzo Attrattivo, dipende da noi.